Buongiorno amici, tutto bene? Spero di sì. Indovinate dove sono? Buongiorno a tutti di nuovo, eh? Non so se vedrò i vostri commenti perché ecco, come sapete è qualche giorno che non riesco a vederli, perciò, però li vedo dopo, sicché se ci sono delle domande rispondo, non vi preoccupate. Tranquilli che il sottoscritto risponde sempre. Non rispondo a provocazioni o altre puttanate varie, eh? Rispondo solo a domande serie. Le provocazioni, chiunque le faccia, lo blocco. Ecco, qui siamo all'anfiteatro. Non credo di essere mai venuto con voi, vero? Non mi sembra. Boh. Va bene. Peccato, è tutto chiuso, qui è cancellato, però va bene. Non importa. Ci sali? Sale un po', eh? Buongiorno a tutti, sono al Giardino dei Boboli a Firenze. Voglio dire a chiunque voglia entrare deve fare il biglietto alla biglietteria di Palazzo Pitti. Si entra solo da Palazzo Pitti, eh? I residenti di Firenze, come sapete, non pagano, perciò non hanno bisogno di biglietto, vanno direttamente all'ingresso del Boboli. È un bellissimo luogo, adatto anche per passare una domenica, non pensate. Una volta si faceva, ora non ne ho la più vaga idea, ma forse ancora qualche cosa sì, perché non ci sono stranieri. Allora, che si fa? Si sale? Saliamo, via. Allora, ripeto, per chi non avesse sentito prima, i residenti di Firenze non pagano l'ingresso e possono andare dove vogliono. Al giardino, naturalmente. Ecco. Non si prende il biglietto, si va direttamente all'ingresso, lì ci sarà una persona che vi chiede documenti. Entrate, gli date i documenti e se siete residenti vi fanno entrare. D'accordo? Ecco. Ogni tanto lo ripeterò. Ecco qua. Via 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 si sale. Accidenti, non ho più l'allenamento, vedo. Sto ansimando e sbuffando come uno della mia età, è evidente. Ecco, guardate i vialetti, sono molto belli. Quale villa? Non so quale villa. Per visitare Palazzo Strozzi si paga il biglietto e si entra. È tutto aperto, escluso il Museo delle Porcellane. Ecco. Su. Vi suggerisco andare al sito ufficiale della Galleria degli Uffizi. Vedrete che troverete tutte le informazioni disponibili possibili. Ecco qua. Nettuno. Nettuno, Nettuno. E che ne so, Palazzo Strozzi? Palazzo Strozzi è aperto. Qui siamo a Palazzo Pitti. Guardate qua giù. Ovvero. La vasca di Nettuno. Lo continueremo, io andrò sempre su, poi piano piano scenderò. Ecco
per andare a Palazzo Pitti bisogna fare il biglietto, per andare al Boboli bisogna fare il biglietto, escluso i residenti. I residenti non vanno alla biglietteria, vanno direttamente all'ingresso del Boboli, del giardino, fanno vedere un documento e entrano. Vabbè, ecco qua. Noi continuiamo a salire un altro po', eh? Comunque è già caldo, io ve lo dico. Allora, e che vi posso raccontare del Boboli? Tante cose, volendo tante cose, ma non ne ho voglia perché sono un po' stanchino e poi c'ho da camminare troppo. Ecco, panorama fiorentino in fondo, ma si vede poco o nulla. Allora, per conoscere questo giardino io suggerisco un libro, è un po' caro, voglio essere sincero, è un po' caro, è sui giardini di Firenze e c'è anche il Boboli, è stato scritto dal giardiniere ufficiale di almeno un secolo fa, praticamente era uno che si intendeva di tutto sui giardini, insomma è un libro che parla di giardini, di statue, tutto. È un libro molto bello, costa, se la memoria non mi inganna, 48 euro. Questo è un volume, non mi ricordo se è il secondo o il terzo volume, sono sincero, non me lo ricordo. E è composto questi libri sui giardini fiorentini scritti da Pucci, dal giardiniere Pucci, un grandissimo giardiniere, e credo sia della metà dell'Ottocento. È composto da 5 volumi e ogni volume sfortunatamente costa 48 euro. Perciò sono 5 volumi, mi sembra, per 48 sono 240 euro. Una bella cifra, eh? Oh, yeah. Allora, io continuo a salire, Comunque a chi ama giardini come me suggerisco di comprarli, Un po' alla volta. Io l'ho già comprati 3. Ora comprerò quegli altri 2 prima o poi, appena deciderò di andare in quei giardini, in altri giardini, allora mi sa che dovrò comprarli. Guardate qui che posto. Comunque sul sito www.conoscifirenze.it trovate tante cose sui giardini di Firenze. Non c'è bisogno di comprare libri, non quelli almeno, ci mancherebbe. Capisco che costano. E con questi giardiluna qui. Ecco, continuo a salire. Comunque consiglio a fiorentini di venire al Boboli, perché sono convinto che molti fiorentini siano entrati per fare la passeggiatina, ma non per visitarlo. Ecco qua, io conosco poco le cose, ve lo dico subito, a grandi linee. Ecco qua, sono salito ancora di più. In fondo, lo vedete? In fondo, si vede anche il tribunale a Novoli. E devo dire che a me il tribunale, quello nuovo, non mi dispiace. Non mi dispiace per niente. Da lontano, Da lontano è bello. Eccomi qua. Che statua sarà? Boh.
parto. Sì, buonanotte, chi ci legge? Io non ci leggo. Ecco qua, guardate bella. Io ho sempre trovato molto affascinante l'estate del Boboli, eh? Allora, la grotta del Buontalenti è chiusa. Non lo so se si può vedere da fuori. Ora tanto noi facciamo una giratina così, così senza meta. Poi vediamo se... perché la grotta del Buontalenti, come saprete, si trova subito quando si passa da Porta Romana. Però ora arrivare laggiù, non lo so, vediamo, via. Perché qui ci stanchiamo facilmente, eh? Accidenti, ho portato tutto fuorché da bere, ma si può essere più imbecilli così. Allora, entriamo in un vialetto? Ecco, entriamo in... guardate, oh. Ah no, aspetta, qui che è aperto questo qui. Allora, qui è chiuso. E di qua? Non si va da nessuna parte, ma possibile io? C'ho il senso d'orientamento di una pietra. Allora passeremo dall'altra parte, vai. Vai, vai. E che gli fa? Si passerà da un'altra parte. Porca miseria, mi è cascata la mascherina, scusate. Me la sono levata, tanto vicino a me non c'è nessuno. Ero indeciso se andare qui, se venire qui oppure a Palazzo Pitti, ma ho preferito venire qui. Sto all'aria aperta, siamo stati al chiuso anche troppo. Aspettate, devo cambiare mano. Oi, oi, oggi mi sento proprio rincoglionito. Ecco. Vabbè. Su. Vabbè. Buongiorno a tutti di nuovo, sono ai Boboli, al Giardino dei Boboli. Insieme alle cascine è il verde più importante che c'è a Firenze, dopo le tasche degli italiani naturalmente. Prima come verde sono le tasche dei fiorentini e degli italiani, poi c'è il Giardino dei Boboli e il Parco delle Cascine. Chi segue queste dirette un pochino naif si ricorderà che io vado spesso al Giardino dei Popoli. No, la mia canina è qui, i cani non possono assolutamente entrare. Li posso anche capire, che come vedete è un giardino, non è un parco. E poi c'è tanta gente su, diciamo. Ecco qua, vediamo dove si va, ma passiamo di qua, qui ci dovrebbe essere, vediamo, ecco qua, qui vi garantisco, care amiche e amici, si sta benissimo. Io un tempo da ragazzino ci passavo le giornate a esplorare questo giardino. Mia mamma sapeva più o meno dove trovarmi. Ecco, guardate ogni angolo com'è tenuto bene. Ci sono le persone, ci sono, certo, non come 2 anni fa, questo è evidente. Io mi sto allontanando verso zone dove normalmente il turista medio non viene. Quello che noi fiorentini chiamiamo turistega. Cioè, guardate, è tutto tenuto molto bene, eh? È tutto molto pulito, le siepi sono tenute bene. Avete visto, no? Com'era? Allora, lo sapete che qui, lì all'anfiteatro,
all'anfiteatro più o meno in quella zona lì c'era la cava di pietra sirena con la quale è stato praticamente fatto tutti i palazzi più importanti di Firenze. Il più importante naturalmente è il Palazzo Medici Riccardi in via Cavour. Un tempo Via Larga, la casa diciamo ufficiale dei Medici. Ecco, e qui c'era la cava. Ora non possono ovviamente più scavare e si vede anche come sono palazzi oggi. E dopo i bombardamenti e le mine degli amici tedeschi, per risistemare i palazzi, diciamo, che avevano subito dei danneggiamenti, riaprirono la cava, ma la richiusero subito dopo. Guardate qui che vialetti. Naturalmente si può entrare all'interno delle frasche perché ci sono dei bellissimi spiazzafi dove la domenica, volendo, se uno si porta una coperta, qualcosa, può benissimo stare lì, eh. Nessuno vi dice niente, non vi preoccupate, basta non fare sudicio. Se no venite tranquillamente presi e portati all'uscita. Ecco, guardate. Ora noi si fa un giro così come capita, eh? E poi si va a vedere. Ecco, vedete? Che qui è chiuso? Avete visto? Qui siamo all'ingresso del Boboli, come avete visto è chiuso. Sì, è del Boboli, scusatemi, come si chiama? Accidenti a me, hai fatto bel vedere, ecco, più o meno. Ecco. Ecco qua. Boh, non lo so come mai. Si è attivato l'assistente di Google, ma per fare il che poi? Allora. Devo aver detto una parola chiave. Vedete, si intravede Caffè House. Si intravede, eh? Bene, ora stiamo un altro po' insieme e poi vi saluto, amici. Perché mi comincia a far male il braccio. Ecco, vi ho fatto vedere un po' come è tenuto bene tutto qui. Vedete, guardate qui. Guardate come è tenuto bene, vero? Ma si scende, eh? Ci sono tanti posti, tante panchine per sedersi. È un luogo adatto a tutti questi, eh? Ok? Questo. Aspettate. Ecco. Guardate che meraviglia. A chi piace il verde come a me, per esempio, adoro questi luoghi. Un po' di panorama.
Eccoci qua, guardate, sono proprio sotto la palazzina Caffè House. Sì, sì, bella, vero? I colori mi hanno detto che è originale, più o meno. O almeno è stato, o l'è stato rifatto in maniera originale, non lo so. Ecco, guardate. Eccolo qua, un po' di panorama. Che ne dite? Anni fa qui ci veniva a pigliare il caffè la domenica mattina. Eccolo qua il mio amico, guardate, c'è il mio amico, c'è Ser Brunellesco, guardate. È ovunque lui, da qualsiasi parte ci si muova, lui c'è. Lui esiste. E se non ci fosse stato il Brunelleschi? Ecco, ora si scende, vi ho fatto fare il giro, ora si scende e si va verso Caffè House. Avrei potuto fare una capriola con doppio accorpiato, con piroetta, ma non lo faccio. Anche perché ormai posso far poco. C'è chi viene a fare footing, come vedete. Aspettate, per la privacy della gente, io non cerco di non ripigliare mai nessuno, naturalmente. Lo sapete, vero? Non voglio sentire, una volta venni brontolato, non vieni voi, facevo un panorama, venni brontolato, vabbè. Naturalmente risposi come risponde un fiorentino cafone, buzzicone come me, è andata via di corsa. Eccomi qua, guardate qua, era il luogo di sosta di Lorena, se non sbaglio. Il colore è splendido, vero? Mi piace tanto questo verde a me. Dentro c'era la statua del nano Morgante, che ora non c'è più. Lo sapete, vero? È stata messa fuori, ma è una copia. Eccoci qua. Diavolo, la miseria, che caldo che fa. Ecco, vedete? Io qui non mi ricordo gli anni, anni 80 forse, e c'era la terrazzina, ci pigliavamo il caffè. Peccato. È molto bellina, eh? Andrebbe un po' risistemata naturalmente. Vedete le porte stanno cedendo verso il basso, i cardini incominciano. Non sarei il legno, vera, si sta allentando per l'umido. Bene, ora scendo, eh? Qui c'è un altro giardino, guardate com'è bello. Ecco. Gravini completamente rotti. Attenzione, se venite qui, i gravini sono ridotti male, eh? Vedete? Accidenti, allora. Ecco. Vedete? State attenti, eh? Non possano ingannare. Eccoci qua, guardate qua, vi devo dire io il che c'è sullo sfondo, no, vero, lo sapete tutti. Eccolo qua, qui siamo sotto Caffè House, vedete? Chi non l'ha mai visto, vi garantisco che è veramente, veramente una cosa, un piccolo gioiello d'architettura. Scendiamo. Lo sapete, ci sono anche le ghiacciaie, vero, al Boboli? Sono ghiacciaie, non lo so di che anno. Guardate che meraviglia. Luogo pieno di fontane.
Ah, qui qua è chiuso, vedete, peccato perché là è veramente bello, però è chiuso. Vabbè, non importa. Vedete, guardate. Guardate qua. Vedi? Orchidee, immagino, non lo so. Orchidacee. Oddio, qui si vede poco, eh? Non sarà il tempo, immagino. Alcune leggende ci dicono che sotto il Boboli ci sono delle gallerie, però che una volta da bambino mi dicevano una galleria che avrebbe, cioè che portava direttamente alla fortezza da basso. Boh, mi sembra un po' eccessivo, però questo mi diceva il mio babbo e la mia mamma. Forse lo dicevano per farmi piacere. Ecco, una bella fontanina. Allora, per chi non l'ha mai visto, suggerisco di venire, eh? Per chi l'ha già visto, suggerisco di venire comunque. Possibilmente, se possibile, i giorni non di lavoro. Cioè, scusate, non di festa, perché ci sarà troppa gente probabilmente. Ecco. Ah, il sabato e la domenica la prenotazione mi è sembrato di aver letto che è obbligatoria, eh? Vi suggerisco di prenotare online perché deve entrare un numero ben preciso di visitatori. Non di più, eh? D'accordo? Prenotare, si può prenotare anche online per i fiorentini, i residenti, anche online, con scritto ingresso gratuito, tanto poi vi controllano, perché ci sono molti lavori, vedo, eh? Vedete, guardate bellino. Ecco, un po' di frescura. Ecco. Allora, fra poco ci si lascia. Io vado in esplorazione, eventualmente mi riconnetto se c'è qualcosa da farvi vedere, cioè tantissime cose, okay. Però vediamo, d'accordo? Ecco qua, altri scalini. Diavolo, è chiuso? Fa vedere, mannaggia, ma l'è chiuso ogni cosa qui. Accidenti. Hanno chiuso tanti posti qui, si facevano un balena arrivare all'anfiteatro da qui. Ora, a vedere. Da bambino qui vi garantisco che non era chiuso praticamente niente, eh? Era tutto aperto, sono stato anche sui gradini dell'anfiteatro, ne so. Ora è tutto chiuso. Oh, vedo che ci sono delle persone, saranno dei gruppi guidati. Lo so, ora dico una cattiveria, perché un po' di, io sono fiorentino, fiorentini siamo cattivi. Comunque i gruppi che vedo sono composti principalmente di persone di una certa età, anche della mia. Ma di giovani qui ne vedo pochi,
ne vedo troppo pochi. Troppo pochi i giovani. I giovani intendo anche i trentenni, non solo i ragazzi vanno a scuola, ci mancherebbe, all'università, quello che volete. Ecco, ora vi lascio perché mi sono stancato il braccio. Ve l'avevo detto, no? Che per portare il cellulare ed evitare che ballasse come un diavolo scatenato, ho comprato il supporto e il supporto pesa. Guardate, non lo so cos'è, chissà, un pozzo? Non lo so. Ecco. Eccoci qua. Sono arrivato da dove siamo partiti, cari amici. Allora, io continuo, vado verso sinistra. Appena arrivo alla grotta dei Buontalenti, mi riconnetto, d'accordo? Ma tanto è chiusa, non è che si può entrare. Cioè, guardate quanto è stato, eh. Mi sono sempre chiesto se c'è un libro sulle statue dei Boboli, boh. Non lo so. Comunque vi saluto, eh. Vi saluto con una bellissima immagine. Vedete, c'è l'obelisco venuto da Aksum, no? Aksum in Egitto. Se non mi ricordo male. Oh, qui c'era una valle, qui non so se è quella lì, lo sapete? Non lo so. Lo sapete che i Lorena avevano un ippopotamo? Il solito ippopotamo che una volta morto lo trovate al Museo della Specola, che credo sia ancora chiuso per lavori. Credo, eh. Comunque voglio vedere se vado a controllare, tanto è qui vicino. Vediamo, eh. Un museo bellissimo. Ecco. Bene, amici, vi saluto. Noi ci vediamo fra poco, se la grotta dei Buontalenti è aperta vi ci faccio entrare, ma ne dubito, d'accordo? Ciao a tutti e buona giornata.